Per me fare agricoltura è passione, cioè o lo hai dentro o non lo hai. La famiglia nasce con questa dedizione. A Valdobbiadene abbiamo un altro vigneto in collina. Siamo venuti in queste zone, abbiamo visto che i terreni potevano essere benissimo piantumati a vigneto, pian pianino, con molta, come possiamo dire, con molta pazienza. Abbiamo lavorato questi terreni, che come ho detto prima sono terreni pesantissimi, e adesso sono arrivati i frutti, finalmente, dopo anni e anni di sacrifici. Sì, perché a volte è un sacrificio. Alla fine però poi c'è anche il, come possiamo dire, la soddisfazione è quella di aver lavorato un anno sotto il tetto che è il cielo, purtroppo, ascoltando, controllando, guardando, capendo la natura, perché la natura praticamente può parlare, sembra no, ma può parlare. Una pianta la ascolti, la vedi, la senti, la osservi ogni giorno e ti dà anche soddisfazione se la sai veramente capire. I terreni sono terreni, in questo sito sono terreni mediamente pesanti, più pesanti più che mediamente, sono terreni comunque che necessitano di essere lavorati, come magari si può vedere sul sottofila, per tenere arieggiato naturalmente il terreno, e devono essere concimati in una determinata maniera, più che altro, più che localizzata, diciamo, no? In questo caso il concime viene distribuito praticamente con un terzo in posta raccolta e due terzi al germogliamento. Con l'NPK Original Gold abbiamo praticamente pensato di fare una concimazione nel primi due anni della fase della crescita della barbatella, con 80-100 grammi per pianta. Successivamente, vedendo il risultato, siamo intervenuti anche sui vigneti più anziani, con qualche anno in più. Poi, una volta, riusciamo addirittura con questo tipo di concime a tenere praticamente la vegetazione e la pianta molto regolata, diciamo, no? Abbastanza omogenea. Naturalmente facciamo una distribuzione di circa un terzo in post raccolta e un due terzi nel germogliamento. Noi ci siamo accorti nel tempo che utilizzando un prodotto, questo tipo di prodotto, abbiamo avuto dei risultati veramente eccezionali, con un raccolto giusto, anche perché i nostri raccolti non superano i 135 quintali per ettaro nella DOCC. E naturalmente, con un'accurata attenzione nella potatura e nelle conseguenti poi concimazioni, siamo riusciti veramente ad ottenere un prodotto valido, di qualità veramente eccellente. Al momento del bisogno, naturalmente in questo caso, o il post raccolta, si può riintervenire con molta sicurezza. È un prodotto che non dà nessun tipo di problema, non dà assolutamente nessun, non esagerare nelle quantità, il giusto indispensabile, ma quel giusto, se viene messo giusto, dà il risultato, lo si può vedere, lo si può constatare a vista d'occhio. Il prodotto è molto molto valido, quello posso dirlo. Distribuirlo e poi chiudere il terreno è la cosa migliore che si possa fare. Necessita qualche fatica in più, necessita qualche ora di lavoro in più, ma il risultato lo si vede, naturalmente. Ecco, quello. E io vengo da tutt'altro lavoro, però la passione è sempre rimasta nel cuore, cioè la passione del papà me l'ha fatta percepire. Mio fratello invece è già partito, studiando la scuola agraria, dopo la scuola dell'obbligo, e con il suo aiuto, con la sua collaborazione, io ho preso spirito, ho preso voglia, iniziativa, e ora sono qua. Quando ti siedi a tavola con degli amici e stappi una bottiglia, assaggi, mediti, confronti e dai un valore a quello che hai fatto. Quella per me è la più grande soddisfazione, sederci un sorriso, una chiacchierata. Ecco, quella è veramente la soddisfazione più grande che uno può avere dopo un anno di fatiche, dopo un anno di lavoro in un vigneto.